Voglio mettere piede in tutte le nazioni d'Europa. Campana del Pizzo Camogè, completamente cima a Svizzera. Bratislava, logicamente, la capitale della Repubblica Slovacca. Monte Gerardo 235. Sembra impossibile, ma siamo a Riga. È a 360 gradi, Praga. Il Belgio. Grazie al municipio di Zundert, Olanda. 3041, Les Sieres. Il patrimonio UNESCO, le mura di Baku. Hagia Sofia. Sembra impossibile, ma sono approdato nella capitale della Georgia, Tbilisi. Nagorno-Karabakh. Yerevan, domenica mattina, la stessa piazza di ieri, piazza della Repubblica. Sono a vincita dell'indipendenza, ci sono Bielorussia per me oggi. Santa Rosa, io sono qui. Il simbolo dell'Acropoli, quello alla mia spalla dei Pantheon. Possibilmente Merv, incredibilmente Merv, UNESCO, Turkmenistan. Io ritorno a Samarkand in grande stile. Sembra impossibile. Sono a Kuzan, sembra impossibile, sono in Tagikistan. Spada il trono di Suleiman, uno dei posti più sacri per il Kirghizistan. Incredibilmente Astana, impossibilmente Kazakistan. Bellissimi scorci di Lussemburgo. Sto salendo sul versante nord-est, dietro di me la Spagna. Signori, sono in Transnistria, Tiraspol, non ci crederete. Eccoci nel fulcro di Chisinau. A Pristina, in piazza del centro a Tirana, storica. Eccomi sulla collina di Cristina. Croazia, Monte MRT Dubrovnik. Novi Sad è anche la cittadella ed è anche il Danubio. Eccomi, Cipro del Nord, al di là del muro. Collina di Villo. Ucraina, Kiev, incredibile. È veramente stupenda e pittoresca, Tallinn. Ultimi scorci di Finlandia. Sembra impossibile, sono in Austria. Sembra impossibile, sono in Slovenia. Eccomi, città in Piazza San Pietro. Questa è Copenaghen, la vera Copenaghen. Eccomi, sono sulla sommità del Monte Titano, San Marino. Finisce qui alle 9 di sera la mia avventura a Berlino. Sono Varsavia, logicamente. Io sono qui. Sono nato in Italia, vivo in Italia. Sono qua, sono nel Liechtenstein. Bandiere della Macedonia. Sofia, la cattedrale di Sant'Alexander. Malta, nettamente. La croce. Casino di Monte Carlo. Salito su un piccolo promontorio, questo è ciò che vedo di Andorra la Vella. È lo spazio verde più grande d'Europa, attenzione. Dublino. Il monumento alla liberazione di Cipro. Oslo, Norvegia. Sembra impossibile, ma in un clima surreale, mettendo piede in Islanda, riesco a raggiungere tutte le nazioni dell'Europa.